Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere?» Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo, ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Sta delitta. Sia lodato Gesù Cristo. La prima lettura della messa odierna è presa dal libro della Sapienza, scritto verso l'anno 50 prima di Cristo da un pio giudeo della diaspora ad Alessandria di Egitto. Nel testo è riflessa la situazione dell'israelita credente, perseguitato dall'incredulità di una società dominata dalla cultura greca. Tendiamo insidie al giusto perché per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni. Mettiamolo alla prova con violenza e tormenti per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infame. La persecuzione del giusto da parte degli empi anticipa e rispecchia la sorte di Gesù di Nazaret, rifiutato dai suoi contemporanei. Il giusto, umiliato e perseguitato dagli empi, è Cristo. Nella sua vita e specialmente nella sua passione si attuarono in modo impressionante i particolari descritti nel libro della Sapienza. Su di lui, innocentissimo, si scaglia il livore di quanti si sentono offesi dalla santità della sua condotta e della sua dottrina. Gesù è un rimprovero vivente per i capi religiosi del popolo che travisano la scrittura e inquinano la religione mosaica. E infine anche lui è condannato a una morte ignominiosa. Il Vangelo di oggi parla di questo epilogo che si va preparando. I giudei cercavano di uccidere Gesù, ma non era ancora arrivata la sua ora. Per questo il Signore va in Galilea e quando sale a Gerusalemme per la festa delle capanne lo fa in segreto. Tuttavia, rivolto verso i giudei con accento profetico, esclama: «Certo, voi mi conoscete, sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Le guide del popolo vedono in Gesù solo un uomo mortale, un uomo normale, perché gli scribi e i dottori della legge mosaica, supposti conoscitori della scrittura, non conoscono Dio. Ancora peggio, vedono in Gesù un pericolo molto grave per la loro sicurezza, cioè per la tradizione religiosa che loro avevano costruito. Erano accecati dalla loro malvagità, non conoscevano i segreti di Dio,
fino all'ultimo ai piedi della croce sulla quale moriva Gesù, tentarono Dio dicendo: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Se è il re di Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ma anche se Gesù fosse sceso dalla croce, non gli avrebbero creduto. Senza contare che Dio vuole una fede libera e non forzata da un miracolo discutibile. Il Figlio di Dio che si è umiliato volontariamente fino a farsi uomo, anzi fino a farsi peccato, altrettanto volontariamente accetta di essere umiliato da quegli stessi che egli è venuto a salvare. Cercato a morte dai giudei, Gesù sfugge più volte alle loro mani, ma non sfugge alle contraddizioni e alle umiliazioni. Verità eterna accetta di essere trattato come un bugiardo, bontà infinita come un malfattore, sapienza increata come un pazzo, mitezza senza limiti come un sovvertitore del popolo, Figlio di Dio come un indemoniato. Le umiliazioni di Cristo sono il prezzo per riscattare gli uomini dall'orgoglio e nello stesso tempo sono incoraggiamento ad essi per seguirlo nel cammino della umiltà. La persecuzione di cui fu oggetto Gesù si estende anche ai suoi discepoli. Gesù lo aveva predetto: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me, perché non siete del mondo e io vi ho scelti dal mondo e per questo il mondo vi odia. E San Paolo avvertiva il discepolo Timoteo: del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Gesù Cristo saranno perseguitati. Il cristiano autentico che è fedele al Vangelo non può fare a meno di diventare segno di contraddizione come Gesù, perché i suoi criteri contrasteranno necessariamente con quelli del mondo. Il discepolo quindi è chiamato a partecipare pienamente alla condizione del suo maestro, che è venuto a portare fuoco sulla terra, anelando a un battesimo di fuoco attraverso la sua passione e morte per la salvezza del mondo. Una società che va perdendo i valori fondamentali non sopporta l'impatto della testimonianza dei credenti. E questo può capitare anche a noi, se con la nostra vita diamo testimonianza a valori differenti da quelli del mondo e viviamo secondo orientamenti diversi da quelli della moda. Se a volte si affaccia la tentazione di abbandonare e di fare carta straccia delle nostre promesse battesimali, ricordiamoci allora che per seguire Cristo e mantenere le nostre scelte battesimali abbiamo bisogno di chiedere forza allo Spirito Santo. Non perdiamoci d'animo, ma come l'atleta, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci intralcia, corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Il ricordo del suo esempio ci sarà di grande incoraggiamento. L'Immacolata ci aiuta a rinnegare noi stessi per essere capaci di conformarci in tutto al nostro Maestro Gesù, mite e umile di cuore. Sia lodato Gesù Cristo.